Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Iniziamo una nuova serie oggi, che è quella di Watch Dogs, che non è come Assassin's Creed, che ce n'è 84.000, ce n'è 3, senza spin-off. Quindi sarà qualcosa che richiederà tempo, ma meno del previsto. Così poi magari potremo passare a qualche altro videogioco, magari ancora Ubisoft, o magari tornare alla Naughty Dog, o anche alla Rockstar, vediamo. Intanto godiamoci questi 3 capitoli di Watch Dogs, che comunque, soprattutto il terzo, è molto lungo. Iniziamo da Watch Dogs 1, ragazzi, trovato a 7,98€ al GameStop usato. Tra l'altro poi dopo averlo comprato mi sono anche reso conto che ce l'avevo già nella raccolta di PlayStation Network, perché mi era stato dato gratuitamente quando ho comprato la PS5 insieme a God of War, Far Cry 4, altri titoli così, che tra l'altro la maggior parte di quelli li ho giocati. E quindi ragazzi, sarebbe bello proprio ripartire dall'inizio per poi muoverci dentro il mondo di Watch Dogs. Iniziamo. Allora, per chi fosse un iscritto vecchissimo del canale, già nel 2017 portai qualcosa relativo a Watch Dogs 1 e anche il 2, senza mai finire né uno né l'altro. Quindi se trovate continuo è perché qualcosa ho già fatto, ma va fatto meglio. Quindi siccome va fatto meglio, nuova partita. E sovrascriveremo l'ultimo salvataggio? E lo sovrascriveremo. Sti cazzi. Questa è Chicago e tra l'altro lo voglio anche giocare perché mi ricorda un botto GTA 4. Sono quasi passati un paio d'anni più o meno da quando iniziamo la serie di GTA 4. A me quel gioco manca da morire, però non è che lo posso portare all'infinito su YouTube. Quindi questo, ricordandomelo molto, diciamo che tappa un po' la sofferenza, ecco. Sono nell'atrio del Merlot. Bene, Aiden, ci siamo. Sto entrando. Per me è un gioco questo molto sottovalutato. Poi questa è un'opinione personale, ragazzi, Non siete costretti a pensarla come me. I segreti e bugie. Devo solo allungare la mano. Prendami. È del mio. È nostro. Concentrati. Tanto grafica pazzesca per essere un gioco del 2014, ragazzi. Un bel sistema di sicurezza. Quanto abbiamo? 100.000 in 30 secondi. Dio benedica i ricchi e i famosi. Siamo i prestigiatori di oggi. Facciamo sparire nel nulla i conti bancari. Ah, ti pare il caso? Chi è stato? Ma guarda, qualcun altro vuole entrare. Diamo un'occhiata. Niente da fare, segui il piano, Damian. Prosciuga i conti e filiamocela. Vivi l'avventura. Abbi fede nel tuo mentore. È scattato l'allarme. Vediamo perché. Ci sono quasi. Io chiudo tutto. Non toccare niente. Questo che cazzo è? Voci familiarissime queste, Non abbiamo finito. Aiuto. Damien, è finita. Blackout. Boris? Sì? Tocca a te. Abbiamo trovato gli hacker del Merlot. Tu penserai ad Aiden Pierce. Fallo fuori. Colpisci la famiglia se serve. Lo stronzo ha finito di giocare. La famiglia? È un problema? No, li spaventerò. Non sentirai più parlare di lui. Ubisoft presenta. Una volta lo mettevano all'inizio, adesso ci vogliono tipo 6-7 ore di gioco per vedere Ubisoft presenta. Però vabbè, dettagli. Non è che glitch il gioco o il computer, è la grafica del gioco proprio quella. 11 mesi dopo comunque, dopo un incidente di cui abbiamo veramente poche notizie. Ah,
devi credere, davvero. Chi ha dato l'ordine? Ti prego, te l'ho detto. Non lo so. Lo sai. La famiglia? È un problema? No. Li spaventerò. Non sentirai più parlare di lui. Beh, che ne dici, Miss? Mi hai spaventato! Facevo il mio lavoro! Non lo sapevo! Mi sta torturando! Dimmi con chi è il telefono. Voglio il nome. Non me l'hanno dato! Allora te lo dico io. Lena. Lena Mills. Pensavo lo finisse. Sei fuori! Non sapevo nulla della bambina! Non sarebbe dovuto succedere! Voglio che ci rifletti molto bene. Pensa. Pensa. Ascolta, anche se sapessi il nome, non te lo direi mai. Quella gente, girano delle voci, non hai idea di cosa possono farti. Devi andartene via, vattene! A volte non puoi andare. Per favore, per favore! Chi ha dato l'ordine? Ho parlato con lui al telefono e mi ha detto dove trovarti, non so nient'altro, te lo giuro! Dammi un nome. Non lo so! Il nome! Spara, Morris. Ammazzami, cazzo! Ah! Tornata alla memoria. Ma non l'ha ammazzato. Oh, cazzo. Tutti altri comandi. Rispetto ad Assassin's Creed, uffa. C'è il telefono laggiù. Brilla. Morris non mi parla, ma di sicuro l'ha fatto con te. E non posso fuggire più. Ce la fa. Quel cazzo di Aiden Pierce. Ho ucciso sua nipote, non smette di inseguirmi. Eh beh, grazie al cazzo. Che cazzo devo fare? Non si fermerà mai. Non devo fermarmi. Oh, finalmente qualcosa che non ti mette fretta. Abbiamo anche un albero dell'abilità qua. Parliamo 0 punti per forza. Ok, non mi ricordo niente di sto gioco, ragazzi, proprio 0. Ricordo un cas. Medicine. Componente chimico. Chiave di sistema. Come si chiama la missione? Non lo sappiamo come si chiama. Fantastico. Lo sapete perché l'ho messo nel titolo, però non lo sappiamo alla fine. Anyways, 5 metri. Ehi, hey, Maurice, che ti prende, vecchio stronzo? Oh, merda. Dove cazzo eri finito? Cosa? Dici a me. No! Ti lascio un paio di minuti. Dammi le pallottole. Le ho gettate. Cosa? Hai detto che l'avresti ucciso. Ti avevo detto di tenerle, Jordi. Dove ti eri cacciato? Io ero al telefono. Hai saputo ciò che volevi da Maurice? Mi prendi per il culo? Sistemiamo questo casino. E basta fare l'artista. Ehi, va bene tutto, ma mi deludi, Pierce. Cioè, non cogli la bellezza dello scontro fra bande che sto creando. Odio fare le cose a metà. Portiamolo via. No, è tardi. Fine dell'ottavo, Chicago avanti, la partita sta per finire e non c'è più tempo. Ah. Omicidio, suicidio, perfetto. Allora non vuoi sapere proprio nulla della mia telefonata? Va bene, ok, dimmi della telefonata. Grazie della domanda. Ok, abbiamo un bel po' di cadaveri, no? E 40.000 persone sopra di noi. Serviva un diversivo. Ho chiamato gli sbirri. Non ci credo. Oh sì, invece è vero. Così arrivano gli agenti e subito dopo anche gli amici di Maurice. Bang, 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 bang. Jordi, dimmi che scherzi. No, no, ho chiamato anche loro. Dai, una bella sparatoria a fine partita ci sta tutta. Così noi due passiamo inosservati. E domani mi ringrazierai. Beh, che agenti puntuali. Ci penso io, tu prendi Maurice e portalo via. Maurice, chi sono? Il tuo autista? Ha sparato lui. Gliela farò pagare. Giustamente.
Polizia di Chicago, c'è qualcuno all'interno, identificatevi! Supera la polizia. Non farti individuare, Assassin's Creed Docet. Gli hanno sparato. Qui ce n'è un altro, sempre Vistrua. Quindi niente vittime. Non ho. Scegliere la partita più importante della stagione per farlo. Munizioni? Per rovinarci la festa. Squadra, ci sono due cadaveri nei sotterranei del May Stadium. Neutralizza. Ok. Mettete in sicurezza il perimetro, noi passiamo a... Perfetto. Va bene. Qualcosa non quadra. Perché si ammazzano fra loro? E perché proprio qui? Sembra un'imboscata. Ehi, che sia il giustiziere. Sembrerebbe proprio una delle sue esecuzioni, no? Aspetta, attira. Quanto vorrei mettere le mani su quel pezzo di merda. Buona, ciao! Io mi dileguo. Si sale col cerchio, che palle. Premi per attivare il profiler. Ok. Direi che si apre dall'altra parte. Hackera. Telecamera, ok. Da dove si attiva? Qua c'è il filo. Di là. Telecamera. Vedi niente? No, tutto tace. Sappiamo che... Telecamera c'è... dietro. Ok, salgo. E hackera qui. Dove corri, Flash? Ci sei... Trovare il modo di farlo muovere. Componenti elettronici presi. Poi vedremo a cosa servono. Ok. Un'esca lì. A bocca. Muoviti, vai. Vai su. Lei, signore. Come se non... Che stronzata è? Non ho fatto niente io. Stanno indagando poveri innocenti, ma... Tenga le mani bene in vista. Perché devo essere visto se poi... Chiedono agli altri? E poi la polizia isolerà l'intera area. Se non creiamo un diversivo, sono bloccato. Mi serve un blackout per filarmela. Su tutto lo stadio. Non volevi che la stampa smettesse di parlare del giustiziere? È tutto collegato al CTOS tramite un firewall. Senti, devo uscire dallo stadio. Cerchi il punto d'accesso più vicino. La stanza c'è. Da paura, amico. Ma ti serve qualcuno autorizzato all'accesso? Le guardie sono autorizzate. Con tutta la polizia ce ne sarà una. Sei Ala? Sì. C'è un piano d'evacuazione. Certo che sì. Telecamera lì. Cosa dice? 40.000 persone per farvi giocare a indiani e cowboy. C'è stato un incidente isolato nei sotterranei. Potete chiudere qui. Lui. Presto tutto lo stadio sarà pieno di polizia. Si scatenerà il panico, bisogna fermare la partita. Bellissimo gioco comunque, ragazzi. Ok. Blackout, che succede adesso? Perfetto. Vabbè, lo state mettendo come tipo un... uno scenario di guerra, anche se non è così. Due, visto da quassù è un vero disastro. Il blackout ha distrutto un paio di archi elettrici. Forse ci sono dei feriti. La gente sta correndo sul prato. L'HD, ci coordiniamo con i tecnici del... Neutralizza. D'accordo?
E giù. Manca sempre meno. E usciamo dalla porta. Dove sei, Jordi? Eh? Sono andato. Sono allergico agli sbirri. E anche Maurice. Tranquillo, ti ho lasciato un regalo. L'amico di un mio amico vende auto usate. Nel garage di fronte ti aspetta una vera bellezza. Prego. Nessuno la rifiuta. Lo stronzetto sta provando a segnare. Sì, centrale, restate in attesa. Continuiamo a cercare. Dal cerchio grigio, il cerchio grigio è questo, quindi siamo usciti volendo. Forse è nascosto nel parcheggio, andiamo a vedere. È questo il macchinino? È questo il macchinino. Ok, beh, mi pare una serie di comandi abbastanza base. Anche se la guida, ragazzi, sono molto dure queste macchine qua, eh. Durissime. Usciamo dall'area dello stadio, tra l'altro piove anche. Controllate il cavalcavia. Non sono io. Ah, il cerchio grigio è questo. Adesso ha senso. Pensavo fosse l'area dello stadio, tipo. Sei andato, torniamo indietro. Mi serviva proprio. Finalmente l'assassino è nelle mie mani. Devo solo riuscire a entrare. Ma come? Ho torchiato Maurice. Ma con lui non funziona. Devo entrargli nella testa. È divorato dal senso di colpa. Come a GTA si possono buttare giù i pali della luce con nulla proprio. Si ammorbidirà, certo. Ok. L'assicurazione non dicono che... C'è il trasporto veloce. Guarda. Questa volta lo evito, dai. Mi pare piuttosto brutto dover usare il viaggio rapido. A me piace, mi è sempre piaciuto passare e hackerare i semafori così a caso proprio. È stata una cosa che mi è sempre garbata. Tra l'altro si deve anche ricaricare. Comunque, siamo qua al motel. Si scende con triangolo come a GTA. E la scala è questa. Devono fare qualcosa. Non è possibile. Non è possibile. Quello che è loro il sistema, magari no, ecco il problema. Che cosa è? Quella gente, oggi non ho idea di cosa possono farti. Devi andartene via, vattene. Che ci fai seduto qui? Viene, non è vero? Non come l'altra volta. Jackson, io l'ho invitato. È passato del tempo. Sei sicura che il numero sia giusto? Amore, tuo zio è una persona particolare. Però ti assicuro che ti vuole bene. Thank you.
Le informazioni sulla posizione di Maurice erano giuste. Abbiamo ottenuto l'accesso alla backdoor del CTO. Quando raccogliamo cose a caso in casa. Ti mando quello che abbiamo. Siamo sulla stessa barca. La backdoor ti permette di avere accesso alla rete CTOS. Sto lavorando su una cosa più grossa. Dammi tempo. Bellissima l'ombra sul proiettore. Comunque, punto di abilità ottenuto. Vediamo cosa ci dà. Hacking, ok. Cancelli garage. Perfetto. Va benissimo. Aspetta, c'ho altri punti però. Uno combattimento. Sono tutti bloccati? Sì, però nel fai da te no. Granata sicuro. Disattiva gli antifurti così non vieni beccato. Combattimento. Mira stabile. Assolutamente. E ripartiamo dall'hacking. Prendi questo per far partire o fermare i treni, assolutamente. Atto 1, fine dell'ottavo. Missione completata. Sistema di riposo, ok.